Grazie Gianni di questo tuo inciso anche in questa trasmissione. Perché te domenica ad Empoli non vieni, certo, quindi non assisterai alla partita tra Empoli e Napoli. Però è giusto perché c'hai un figlio che sta per vincere un campionato, no, quindi è giusto. È secondo in classifica, non sta vincendo, è secondo in classifica. Vabbè, ma a quattro domeniche dalla fine essere secondo in classifica, vabbè, ci sono grandi chance per vincere il campionato. Vediamo, davanti non mollano, quindi sarà un bel percorso per tutte e due le squadre. Questo sarà sicuramente un bel finale di campionato. Grazie a Gianni Di Ferdinando. Grazie a voi e buona serata a tutti. Ciao, ciao Gianni, ciao, grazie. Grazie molto. No, fa piacere, però ecco, il marginone, tanto per essere chiari, il girone B della prima categoria è nettamente avanti con 2 punti. Poi ce ne sarebbero tante altre, ma se non c'è tempo... No, anche perché dobbiamo fare un altro ospite che hanno vinto il campionato anche loro, ovvero il San Miniato Calcio. Abbiamo ospite fra poco. Vabbè Maurizio, allora mi fermo, mi inchino, perché te lo sai... anche se a distanza, però ho partecipato anch'io, perché te mi rendevi tutte le domeniche, mi comunicavi i vari passaggi dai campi, e quindi mi inchino a questa impresa fatta dal San Miniato, dove, lo dico io, il capocannoniere della squadra è tuo figlio Lorenzo con 9 gol, perché nessuno, credo, avrebbe speso un centesimo all'ultima giornata sul sorpasso del San Miniato ai danni del Marginone, che aveva condotto, eccetto una domenica, il campionato nella sua totalità. Grazie, sicuramente saranno contenti a San Miniato. Ciao a Gianni Di Ferdinando. Sì, però Maurizio fammi invitare alla festa promozione. Ti stanno ascoltando, ti stanno ascoltando. Fammi invitare alla festa promozione, perché io a distanza, grazie alle tue notizie, ai tuoi aggiornamenti dai campi tutte le domeniche, in pratica ho vissuto anch'io questa cavalcata promozione. Ciao Maurizio, a te e a tutti i tuoi ospiti, e un abbraccio. Grazie Gianni Di Ferdinando. Sono arrivati tantissimi messaggi, se fa un po' possiamo anche chiamare gli ospiti, e così ci colleghiamo direttamente su San Miniato, come ha detto anche il nostro Gianni Di Ferdinando, squadra vincente del campionato di prima categoria, girone B, che te hai affrontato, e non è neanche la prima volta. No, e devo dire che ha un bel gruppo coadiuvato da un buon allenatore. Palazzi è stato allenatore anche del Capanne, sì, mi sembra. Sì. Per due o tre volte. Sì. Io l'ho fatto anche un'intervista su un giornale, su Toscana Gol. Ho fatto un'intervista a lui, mi sembra, all'inizio dell'anno. Io gli ho telefonato domenica sera, gli ho fatto complimenti, perché a parte la rivalità calcistica, però cioè, a base di fondo c'è sempre un'amicizia, c'è rimasta un'amicizia. È rimasta. Il bello del calcio è anche questo, comunque loro hanno rischiato proprio in quella partita che retrocedevano, infatti quella dopo purtroppo la matematica ha raggiunto questa cosa. Credo che siamo collegati invece direttamente da casa, credo, di un dirigente, e in collegamento dovrebbe essere Fabrizio Scali, direttore sportivo del vincente San Miniato. Ciao Fabrizio, eccoti. Oh, buonasera a tutti. Buonasera a tutti Maurizio, un saluto a tutti voi, un saluto all'amico Carlo, insomma, amico di tante battaglie, leali, insomma, a tutti voi, buonasera. Allora, hai sentito anche i complimenti di Gianni Ferdinando, il nostro opinionista per la Lega Nazionale Dilettanti, ma soprattutto anche volto noto di Platinum Calcio su Italia 7. Arrivano messaggi a rotazione: Mau, pensa anche a me, al Miz, se no giro canale. Te l'ho girati i canali di quel direttore, quindi il bello della diretta è anche questo. Innanzitutto tanti complimenti, e poi ricordiamo alle 22.16 e qualche secondo, già lo dico, sul canale 272 TC2 Sport andrà questi 40 minuti circa di uno speciale dedicato proprio ai rossoblù a C San Miniato. Una vittoria insperata sicuramente, partendo dal sottoscritto che ha sempre fatto solo il papà in tutta l'annata, però tanto merito a tutti voi, a tutti i ragazzi, alla società e al mister ovviamente. Fabrizio. Bah, è vero Maurizio, anzi
un ringraziamento particolare anche verso la tua persona, che ovviamente ci ha seguito sia in casa che fuori, sempre anche con stagione avversa, quindi un saluto particolare anche per, ripeto, per averci seguito. Sì, in effetti è stata una stagione particolare e nello stesso tempo inaspettata, perché noi avevamo fatto costruito una squadra, come sappiamo tutti è il campo che doveva dare la sentenza, credevamo di averla fatta, diciamo, discreta, come si dice sempre, di salvarsi abbastanza facilmente, però ecco, obiettivamente non credevamo di arrivare a lottarsi il campionato e sul filo di lana a vincere a un grande marginone, che obiettivamente gli abbiamo tenuto testa, poi ripeto appunto abbiamo nel finale vinto. Quindi è stato un girone tosto, un girone su Pistoia, un girone che è prevalso il bel gioco all'agonismo che magari ci può essere in un girone del mare cosiddetto, e noi abbiamo cercato di onorare al meglio. Un grazie ovviamente particolare ai ragazzi e al nostro mister, che obiettivamente li ha preparati e ha creato veramente un gruppo che in pratica è stato, come lo slogan di questi giorni, Maurizio, che avrai visto anche su Facebook, creato da questi ragazzi, un gruppo però che è valso una famiglia. Quindi questo è un po', diciamo, oltre alla qualità, ma è il gruppo creato da Stefano Valori e diciamo anche da noi dirigenti, che ci ha portato un pochino a lottare il discorso fino a domenica alle 6, che insomma si è verificato un sogno, veramente un sogno che ancora oggi insomma non ci sembra vero, però è vero. Ripeto, un grazie particolare a tutti i ragazzi e ai mister che hanno fatto la voce grossa e in pratica hanno portato nella storia. Dico questo che il Samminiato, il rosso-blu del Samminiato, non facevamo la promozione dal campionato 70-71, quindi sono 50 anni, 51, quindi da lì si capisce l'impresa sportiva ovviamente che è stata fatta. Ecco tutto qua. Fabrizio, ti leggo tutto in diretta, è bello di questo. Un abbraccio a tutto il Samminiato, dirigenze e calciatori, ma soprattutto al mio grande amico Stefano Valori, che si merita questa grande vittoria. Paolo Susini, che è giocatore che ha giocato tant'anni anche da te, ma soprattutto negli ultimi anni ha giocato a Samminiato, ora credo che sia sceso di categoria. Però se permettete, tutti, mediano, anche parlo tutti i telespettatori, abbiamo mediano, ricevuto video messaggi. E quindi una grande sorpresa, credo, per tutta Samminiato e soprattutto per la C Samminiato. La squadra di calcio di Samminiato vince il campionato e va in promozione. Anche da parte mia, come vescovo di Samminiato e anche come vescovo delegato per la pastorale dello sport in Toscana, voglio farmi vivo per fare i complimenti, per fare il tifo per la nostra squadra di Samminiato, per augurare ancora grandi successi e davvero tantissimi complimenti all'allenatore, la squadra, la dirigenza e per l'avventura dello sport, che è sempre avventura di vita. Spero anche di incontrarvi, di potervi salutare voi giocatori e complimentarvi di persona. A presto! Complimenti all'Associazione Calcio Samminiato, che ha centrato questa storica promozione, in promozione appunto, centrata all'ultima di campionato, quindi ancora più bella, un campionato estremamente lottato, una squadra giovane, fatta da tanti samminiatesi, una società sana, robusta, con i piedi ben piantati in terra, una società storica del nostro comune, quella del capoluogo, che giocava nello storico campo di Santa Maria del Fortino, ora gioca alla Scala, ma
come dire, sempre con piedi piantati nel nostro a Samignato e nel nostro comune. Complimenti alla società, complimenti a Mister Valori, complimenti a tutti i ragazzi che hanno dato l'anima per centrare questo storico risultato. Il prossimo anno avremo una squadra in promozione, il Samignato, e poi due squadre in eccellenza, il Samignato Basso e il Tutto Cuoio. Per un comune di 28.000 abitanti, avere tre squadre a buoni livelli calcistici non è poco. In bocca al lupo a tutte e un particolare saluto all'Associazione Calcio Samignano. Io credo che più di questo non potevamo fare. Abbiamo cercato i due interlocutori, ricordiamo e ringraziamo proprio come redazione sportiva, sia Sua Eccellenza Vescovo di Samignato della diocesi, ovvero Monsignor Andrea Migliavacca, ma soprattutto anche il primo cittadino di Samignano, Simone Giglione. Fabrizio, a te la parola. Ma un altro ringraziamento, Maurizio, verso la tua persona, verso la tua, Non ho fatto diciamo, niente io, non c'entro niente. equipe televisiva, perché sono due regali inaspettati e molto molto apprezzati, perché la cassa di risonanza è stata grossa. Noi ce ne stiamo rendendo conto, come ho detto avanti, in questi giorni. Quindi diciamo che noi siamo ovviamente molto contenti. Volevo fare una dedica speciale perché, diciamo, proviene da lontano. E ripeto, oltre al gruppo e al mister, che sono stati, diciamo, i principali chef di questa promozione, alla famiglia Campigli, la nostra presidenza, perché magari salire diciamo, ora sul carro dei vittoriosi è molto facile, però insomma va dato atto a queste persone che in pratica da 30 anni hanno fatto tanta terza categoria, a volte seconda, ma più terza che seconda, e magari negli ultimi anni hanno raccolto tanto, diciamo sportivamente parlando, ed è il giusto premio a persone che hanno permesso di mantenere il calcio a Samignato, i colori rosso-blu, perché pensate che il Samignato ha sempre la matricola di 5 numeri. Cosa vuol dire? Sembra un paradosso, ma una matricola di 5 numeri ce l'ha solo, diciamo, squadre molto, molto vecchie diciamo, di anagrafica. Quindi risale alla vecchia matricola del Samignato, della C Samignato 1948. Il nostro impegno è stato quello di dare manforte a questi ragazzi, perché anche ieri sera c'è stato, come tu sai, a cui tu hai anche, diciamo, sei stato partecipi per un pochino, un'altra piccolissima festa al campo sportivo, ma da lì Una veramente. grigliata, diciamo la voce alta. Io sono arrivato dopo, quando, qua, proprio dopo sono Sì, arrivato, dopo cena. diciamo ormai a giochi fatti, hai ragione, hai ragione. Però volevo dire, da lì, come tu hai visto e notato, poi ci sono anche le immagini che questi ragazzi hanno messo sui social. In pratica, bisogna dire grazie, grazie, ed è il gruppo. Noi non ci rendiamo conto della cosa che abbiamo fatto, perché è stato fatto veramente un qualcosa di importante per riportare un nome importante che è stato negli anni 60. Quindi ci sono arrivati tantissimi messaggi e congratulazioni di persone che magari non ci si aspettava neanche. Quindi è stata una cosa veramente, veramente positiva. Fabrizio, è arrivato un altro messaggio. Fiero di far parte di questa famiglia, orgoglioso di questi ragazzi. Forza Samignato, un saluto dal numero 4. Samuele Marconcini, Marco Morelli. Buonasera, direttore. Intanto Buonasera. complimenti per questa vittoria che, insomma, anch'io vi ho seguito tutto l'anno Grazie. insieme a Maurizio.
facendo parte anche di questo staff per la trasmissione. Ecco, veramente avete messo sotto squadre importanti, guardavo il giornale come addirittura il Maggiorone fino all'ultimo, il Monsummano, addirittura piazze realtà dove hanno già giocato in promozione, addirittura in eccellenza, il Pescia, la Sala Romanese, ecco, non è che vi aspettavate questa vittoria, poi si sa, l'appetito viene mangiando, è una squadra formata, da come diceva appunto lei, da ragazzi tutti quasi di San Miniato, sicché con un allenatore capace di portare questi ragazzi e dare l'impeto giusto e portarli a questa vittoria di campionato che per una realtà come la vostra, che è una piccola realtà, cioè è veramente un traguardo abbastanza storico per voi. E infatti, io magari diamoci del tu così eventualmente. Sì, vabbè. Ti ringrazio per le belle parole. Marco Morelli, ex Tirreno e Calcio Più, attenzione. Certo. Quindi innanzitutto grazie per le belle parole verso, diciamo, i nostri colori. È vero, noi quando uscì i gironi i primi di settembre, se non ricordo male, e vedemmo queste piazze, ma insomma un pochino così, insomma ci venne un pochino, mi venne personalmente anche di fare alcune riflessioni, e in effetti andandole a incontrare sia in casa che fuori ci siamo resi conto che sono veramente piazze storiche, anche lo stadio di Monsummano per noi che giochiamo in un campo insomma abbastanza diciamo piccolo eccetera, andare allo Strulli con sottopassaggio, cioè dico delle piccolezze che per i nostri ragazzi insomma obiettivamente è stato qualcosa di eccezionale, appunto, ma lo stesso Pescia, cioè piazze e nomi molto 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 validi, quindi ecco perché è stato un campionato molto tirato. E fino all'ultima giornata non sapevamo chi fosse la vincitrice e chi magari potesse andare nella parte bassa a giocarsi i play-out, perché in 5-6 punti si passava dalla quinta posizione alla quart'ultima, quindi è stato ovviamente un bel girone con un tasso di gioco un pochino migliore rispetto al Mare, meno magari intenso agonisticamente, però molto molto ben attrezzato. Infatti confermo le tue sensazioni giustissime. Fabrizio, un altro messaggio: i campionati non si vincono solo con il gruppo, in questa squadra c'è tanta qualità, i miei bambini sono fantastici, mister Stefano Valori, il mister vincente di questa Cisa Miniato. Ma vediamo un po' cosa è successo al termine della partita. Applauso! Delle immagini che vedrete tra pochissimo, proprio alle 22:16 sul canale 272 TG2 Sport. Fabrizio, insomma, il pubblico e soprattutto familiari e via dicendo è sempre stato presente, esatto. E questo bisogna anche ringraziarli, ovviamente. Esatto, e infatti volevo spendere due parole molto importanti per chi ci ha seguito, soprattutto appunto i familiari e le ragazze e le loro ragazze, che praticamente dalla prima all'ultima, da casa in trasferta, ci hanno sempre seguito e sono state sinceramente le nostre mascotte, le nostre portafortuna. Noi quando ad alcune partite, magari fuori, magari un pochino lontani, non le vedevamo arrivare, ma insomma dicevamo, ma insomma arriveranno, perché sono sempre state una parte importante di cornice e di supporto ai ragazzi, e per noi sono state il 12° uomo in campo, ecco, quindi questo un grazie a tutte le ragazze, ai genitori
ai miei colleghi dirigenti che diciamo si sono dati da fare in tutto, quindi un grazie a tutti perché veramente ci hanno fatto vivere un sogno e ripeto ancora oggi ci stiamo risvegliando piano piano pensando di aver fatto sinceramente una bella cosa che appunto mancava dalla C San Miniato dal 70-71, quindi un grazie veramente a loro che è stata una cosa molto importante per i loro ragazzi che da settembre a domenica hanno combattuto per i colori rosso-blu. Marco Morelli, ancora una domanda e poi ti salutiamo. Ti dicevo, so che è presto per programmare un futuro, perché il campionato di promozione è un campionato abbastanza impegnativo e importante. Ecco, con questa rosa pensi con due o tre innesti appunto di poter essere competitivo anche il prossimo anno? Per quanto riguarda l'allenatore sarà riconfermato e te rimarrai di sicuro lì qui a San Miniato? Ma senz'altro... Noi ci sentiamo a casa, il mister sicuramente sarà iper riconfermato ovviamente per lo splendido lavoro di tattica e di cervello, concedimi la battuta, quindi sì. Sicuramente da questo punto di vista qui lo staff rimarrà sicuramente al suo posto e ripeto confermato, ma la promozione è tutto un altro campionato sicuramente, perché soprattutto ci sono le quote che ovviamente dovremmo prendere gli anni in questione saranno 2002, 2003, 2004, sì. Cercheremo come insomma ci siamo un pochino mossi, ma voglio dire più che altro per sentito dire, perché alcuni insomma diciamo si sono fatti avanti, se noi abbiamo la fortuna e l'intuito di centrarle, di indovinarle come si suol dire, noi pensiamo e speriamo di giocarci diciamo la salvezza, questo è chiaro. I vecchi, i cosiddetti vecchi tra virgolette, ci sono e quindi saranno riconfermati, poi c'è da vedere alcune situazioni, però ecco il gruppo salvo ovviamente la loro disponibilità dei ragazzi sarà riconfermato in toto o perlomeno al 98%, ecco, quindi sappiamo che la promozione è chiaro, senza nascondersi, è dura, ci attende un compito arduo, molto arduo, noi cercheremo di con tutte le forze di mantenerla preparandosi bene come mister Valori sa. E volevo fare anche una piccola precisazione sul danno in corso. Noi in prima quest'anno, come sapete, anche già da due anni non ci sono quote, ma noi abbiamo fatto il campionato con 3.2000 e 2.99, che purtroppo non sono anni delle quote della promozione. Però, insomma, ecco, quindi abbiamo già una squadra, diciamo, molto, molto giovane. Io facendo dei calcoli appunto del girone, noi siamo la terza squadra, noi abbiamo un'età media di 24,32, il primo è il Candeglia e il secondo è il Calci, quindi noi siamo la terza squadra, diciamo, io ho fatto il conto ovviamente dalle note, questo è chiaro, quindi posso aver sbagliato qualcosa, però ecco, noi nell'ottica giovani ci siamo. Bisognerà indovinare, avendo fortuna nelle quote, avendo anche diciamo i cugini giallo rosso blu di Maurizio Geri, a
cui rivolgo, diciamo, un saluto, perché anche loro hanno fatto un bellissimo campionato e ovviamente c'è una collaborazione, quindi vedremo se si riesce a prendere, diciamo, alcuni ragazzi in questi anni, in queste annate, per poter avere delle quote a pari diciamo delle nostre avversarie che saranno, però noi ce la metteremo tutta e sicuramente al più presto ci metteremo al lavoro per vedere, insomma, di scandagliare al meglio la situazione, ecco, tutto qua. Poi ripeto, il nostro è tanto, tanto gruppo, tanta passione nel gruppo e nei dirigenti, insomma, ecco, e questo è stato un po' il mister esaminato, orchestrati da un grande mister e ha detto bene, da una qualità di giocatori. Noi abbiamo fatto 41 gol, subiti 10, quindi insomma anche questo è una cosa molto importante, ecco, tutto qua. Allora, io ti ringrazio, perché tanto ci sarà lo speciale sul canale 272, però dico a tutti che sono collegati, non andate via, perché prima del termine abbiamo già preparato ovviamente uno speciale che ripercorre con varie slide il percorso che te hai menzionato, ovvero questo percorso vincente che si è concluso proprio all'ultima giornata. Vediamo un po' se può piacere, chiuderemo questa trasmissione proprio con questa canzone storica, ovviamente. Parliamo dei Queen con We Are The Champion e poi ricordate che questo speciale sarà visibile sul canale 272 proprio alle 22:16. Io rinnovo i saluti a tutti voi. Avete fatto una grande trasmissione che io seguo, Maurizio, che ti sai, la domenica ti chiedo sempre alcune cose. Vi ringrazio di tutto, della disponibilità, di aver parlato del San Miniato e speriamo di vedersi al più presto anche di presenza. Un saluto all'ospite, a Carlo e al tuo collaboratore. Grazie a tutti, è stato un piacere. Presente che Gianni Ferdinando ha detto fammi invitare, l'ha detto in diretta. Certo. E anche l'altro collaboratore, ho sentito appunto, voleva essere invitato e noi provvederemo a invitare i suoi collaboratori, amici e colleghi per fare una grande festa, perché il San Miniato quest'anno merita una grande festa per il ritorno in promozione dopo 51 anni. Questa è la parte importante che nessuno potrà diciamo cambiare, e magari forse qualcuno fra 50 anni dirà ma chi, capito? Quindi obiettivamente anche per quello. Fabrizio. Oh Carlo, ciao. Ciao, ti faccio un in bocca al lupo per il prossimo campionato. Lo sai il bene che voglio ai giocatori che hai te, tu figliolo, te in particolare Stefano. E vi faccio tantissimi auguri perché ve li meritate. Certo, io Carlo, tu lo sai, soprattutto per la tua persona corretta da tanti anni, lo sai, sono stato anche lì da te a livello di tifoso, ma ho sempre apprezzato il vostro calcio genuino e cordiale, e secondo me vedervi purtroppo nella condizione di quest'anno mi fa personalmente un pochino male, però il calcio è questo. Noi ti auguriamo di ritornare presto e figure come te che possano insegnare ai giovani cosa vuol dire calcio, sinceramente ce ne vuole, perché oltre a insegnare ci vuole anche il saper comportarsi, e te dopo una vita di successi a livello, diciamo, che hai fatto dalla Cogliopelli eccetera, ti meriti questo e altro. Quindi un grosso in bocca al lupo al Capoanni di pronta, diciamo, risalita nella categoria che gli spetta.
Grazie Fabrizio. Grazie a Fabrizio Scali, direttore sportivo di questo vincente San Miniato. Ricordate, colori rosso-blu, giocavano al Fortino, come ha detto anche il sindaco, che ora invece c'è l'Istituto Tecnico Commerciale. E quindi non andate via, ricordate che ci sarà questo proprio frame di We Are The Champion. Ciao Fabrizio. Grazie, ciao Maurizio, buona serata. Grazie. E all'interno ci sono veramente tantissimi articoli delle squadre vincenti, delle varie categorie, però ricordiamo che io posso dare questa anticipazione da Milauno, Alessandro. Il 31 maggio, se non sbaglio, su Calcio Più c'è una pagina dedicata al San Miniato Calcio, anzi a C San Miniato, che festeggerà anche sul magazine Calcio Più questa vittoria di campionato.